Bella ragazzi, e allora siamo qui un'altra volta nel boschetto. Saluto tutti quanti i nostri follower, che in queste 2 settimane ne è arrivato un altro dei iscritti. Hai capito? Qui sono sotto un abete, lì ci sono delle belle palme. E adesso ho qui il Nocta Score 2. Dopo aver fatto la ricerca in multifrequenza simultanea, facciamo la nostra ricerca in monofrequenza. Accendo lo strumento, così rivedete anche partendo da zero come lo regolo. Adesso ho regolato in multifrequenza simultanea, ma lo metto, visto che in questo stato il video l'ho già fatto, lo metto in monofrequenza. Questo è il tastino per variare la frequenza. Multifrequenza simultanea 2, multifrequenza simultanea 3, perché lo sapete che ne ha 3, monofrequenza, che è una monofrequenza a 15 kHz. E allora, siamo pronti per la ricerca. Sono in tipo di ricerca campo, field. Cosa faccio adesso? Adesso qui vedete che ci sono tutti i fili abbarlonati larghi. Io lo uso così per fare il test, però ricordatevi che vanno avvolti bene attorno allo stelo, non con quella spira larga, ma bensì con questa spira più stretta. Non con la spira larga, ma con la spira più stretta. Adesso lo alzo un po', così sento le radiointerferenze che sono nell'ambiente, perché più tenete la bobina alta da terra, più sente le radiofrequenze nell'ambiente e più suona, e col tastino dello sniffer faccio l'abbattimento, l'azzeramento dei radiodisturbi. Ecco, lo strumento è stabile. Adesso posso cercare in menu, vedete che lampeggia qui per l'abbattimento, cerco una zona pulita, così ripetiamo per tutti quanti come si fa anche la procedura di avviamento dello strumento, che è semplicissima e difatti è stato fatto apposta con pochi comandi ma giusti, gli essenziali per avere praticamente un accendi e vai. Ecco, qui la zona è libera e adesso faccio l'abbattimento. Sentite? È già a posto. Lo stabilizza a 80. Fa un piccolo suonino andar giù e un piccolo suonino andar su, vuol dire che è perfettamente bilanciato. E allora, adesso che è bilanciato, adesso che ho fatto lo sniffer delle frequenze, ritorno in ricerca normale e comincio a cercare. E sono in monofrequenza, vedete? Sono in monofrequenza a 15 kHz. Procedo. Sentite com'è stabile? Avete visto quando ho fatto i video in monofrequenza 15 kHz? Al banco rileva le monete quasi 50 cm, è potentissimo questo strumento. Come ho detto anche nel video prima. Oh, qui c'è qualcosa. Centro. Proprio lì, in centro qui, proprio lì c'è qualcosa. È potentissimo questo strumento. Qui c'è qualcos'altro, da un 47, già discreto, già buono, perché lo sapete che al massimo il VDI massimo lo segna a 60. Anche questo è un oggetto buono. Vedete? Quando invece il terreno pulito non dà un trillo a vuoto, è un gioiellino. Adesso fra un po' arrivo nel passaggio che suona. Esatto.
proseguo. Cos'è che stavo dicendo? Stavo dicendo, come dicevo prima, di guardare anche il sito metaldetector24.com, diteglielo agli amici, che trovate prezzi felici di tutti i migliori modelli di metal detector delle migliori marche, compreso questo. Vedete uno che passa in bicicletta per la strada, lo chiamate: oh, se ti interessa un metal detector, ce li ha Stefanone a prezzo buono al sito metaldetector24.com. Magari siete in spiaggia, vedete uno là col catamarano, col moscone che pedala in mezzo al mare, lo chiamate e gli dite: oh, laggiù marinaio, se ti interessa un metal detector, ce li ha Stefanone a prezzo buono. E allora lui risponde: quando giri in bicicletta mi fermi e me lo dici, adesso che sono qua in mezzo al mare mi fermi anche qua. Ecco, qui c'è qualcosa di buono. Centro. Centrato al massimo, vediamo come suona. Vedete, adesso è un 13, perfetto, stabile. Vuol dire che è un oggetto a bassa conducibilità, perciò ferroso. Anche qui suona, è un 30, è un 30. Si può già cominciare a guardarlo con più interesse, perché ha un VDI più alto. Qui invece siamo sul 30 e poi suona svariando un po' il display. Quando svari un po' il display, sicuramente è un oggetto bimetallico con delle leghe, così sapete che quando svari un po' il display, come fanno tantissimi metal detector, quando svariando è segno che sono degli oggetti bimetallici, o ferro arrugginito o ferro con delle leghe. Ecco, vedete? Per darvi un'idea, bilanciato lo strumento, resettato nel terreno, per darvi un'idea a quanto suona l'alluminio, vedete, la medaglietta d'alluminio la segna a 54. Vedete che la segna a 54? Già un valore alto, vicino al massimo dei 60 che è impostato. Eccola lì, bellissima medaglietta. E allora, quali sono le impressioni del NoctaScore 2, questo bellissimo metal detector che, guardate che bellissima linea, last in carbonio telescopico, subacqueo a 5 metri, 3 anni di garanzia eccezionale Nocta, le due stine in carbonio telescopico, il prezzo più basso ad oggi di un metal detector così, a multifrequenza simultanea e pure subacqueo, con le astine in carbonio, tutto quanto. Quali sono le impressioni? Ecco, vedete, lì c'è un accendino che ha la barboletta in lamierino cromato e vedete che lo discrimina. Vedete? Vedete lì che c'è l'accendino? E vedete che lo discrimina perfettamente. E allora, quali sono le impressioni? Le mie impressioni sono che è un ottimo metal detector, prezzo eccezionale per tutte le prestazioni che ha, pensando che rileva monete quasi 50 cm, ottima discriminazione, lo vedete anche dai video, tutte le funzioni giuste, ma non troppe, per regolarlo al meglio, quasi un accendivai, subacqueo, come avete visto un gioiellino leggerissimo, eccetera, direi che è un buon acquisto. E fra i due, anche in ricerca dal vero, mi sembra di parer di capire che in monofrequenza è un pelo più stabile, mentre in multifrequenza simultanea mi sembra di intuire che abbia una maggiore sensibilità.
cioè vuol dire che suona meglio sugli oggetti piccolini. Questo mi è parso di capire. Bene ragazzi, allora anche questo video di ricerca dal vero, che si impara tantissimo a impostare l'apparecchio, a partire con l'apparecchio, come va regolato all'inizio, bilanciamento, sniffer, tutto quanto. Qui siamo nel boschetto, se volete chiedere qualcosa scrivetelo nei commenti, hai capito? E se vi interessa l'apparecchio contattatemi, perché vi faccio un prezzo speciale, manutenzione eccezionale. E da Noctascore 2 e Stefanone e sito metaldetector24.com saluto tutti quanti. Ripeto, se volete chiedere qualcosa lo potete scrivere nei commenti. Ciao. E adesso lo spengo. Tengo premuto, tac, e si spegne. Che spettacolo!